Benvenuti a TG Pro, appuntamento settimanale con le notizie della provincia d'Ancona. Voti favorevoli 17, 5 contrari, 2 astenuti. Con questi numeri il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio di previsione 2010. Uno strumento che nasce dal territorio e fissa le priorità sulla base dell'evoluzione del quadro economico e sociale determinato dalla crisi. L'incremento della spesa per il sostegno alle fasce più deboli, il raddoppio del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e gli investimenti su cultura, turismo e ambiente sono i punti di forza di questo bilancio. Un bilancio molto importante che affronta anche questa volta la crisi e che comunque prepara la ripresa. Intanto siamo riusciti a mantenere invariati gli investimenti per la cultura, per l'ambiente e per il turismo. Abbiamo aumentato gli importi per la spesa sociale e abbiamo riscritto per l'ennesima volta le priorità. Approvare il bilancio entro il 31 dicembre significa essere già pronti con la programmazione dal 1 di gennaio, quindi significa essere sul territorio con appalti, con gare, con economia, con risorse economiche. Una delle crisi più gravi d'Italia è il giudizio dei segretari di CGIL, CISL e UIL riuniti a Fabriano per sostenere la vertenza del gruppo Antonio Merloni. La manifestazione al Palaguerrieri ha radunato più di 2.000 lavoratori provenienti anche dagli stabilimenti dell'Umbria e dell'Emilia-Romagna. Se noi vogliamo uscire da questa crisi che riguarda molte persone, è un settore difficile, abbiamo bisogno di soluzioni industriali. Soluzioni industriali presuppongono imprenditori disponibili a entrare e tutto questo ha bisogno, secondo me, di un aiuto pubblico perché sennò diventa più difficile. Quindi può andare bene un ragionamento come quello che è stato introdotto, ma abbiamo bisogno di strumenti che accelerino la ricerca di queste soluzioni industriali. Noi dobbiamo rivendicare con forza che questo sistema va mantenuto, sostenuto, riconosciuto. Questo è il modo con cui noi vogliamo far fare attenzione alla nazione, a questo territorio, a queste persone. Credo che questa manifestazione possa dare questa visibilità che noi chiediamo. E una forte pressione sul governo nazionale perché sottoscriva l'accordo di programma. È stata inaugurata la rotatoria all'incrocio tra la statale 16 e la strada provinciale Camerano Loreto in zona San Rocchetto. Realizzata dall'ANAS con il contributo della provincia e del comune, la nuova rotatoria va a risolvere uno dei nodi più critici dal punto di vista della sicurezza nella viabilità dell'area sud. Con la provincia c'è stata sintonia dall'inizio perché insieme ci siamo mossi sia a Roma sia a livello locale. Noi abbiamo messo a disposizione l'esproprio delle aree e mentre la provincia e i suoi tecnici per diciamo, l'impianto operativo della rotatoria. Quindi ecco, queste sinergie una volta tanto ha portato veramente a vedere un'opera realizzata nell'interesse della collettività. Una collaborazione che finalmente ha fatto vedere come gli enti, se collaborano, il cittadino è maggiormente tutelato. Parte la raccolta di oli vegetali esausti domestici. La Giunta Comunale ha stanziato un contributo di 50.000 euro a favore dei consorzi Conero Ambiente e CIR 33 per il nuovo servizio del sistema di raccolta differenziata. I comuni interessati sono 49. Gli oli saranno recuperati grazie alla distribuzione a tutte le famiglie di taniche. I contenitori verranno collocati in prossimità delle abitazioni o nei centri ambiente comunali. È rivolto a tutti i cittadini della provincia di Ancona che potranno raccogliere gli oli casalinghi, gli oli vegetali raccolti in casa e quindi non gettarli nello scarico del lavandino, che è una modalità poi molto inquinante ed è una modalità che disturba anche il funzionamento dei depuratori. Una buona pratica che permetterà di salvaguardare l'ambiente e di fare un'azione corretta che porterà anche risparmi ai cittadini. Questa era l'ultima notizia del TG Pro. La redazione vi augura buone feste. Ci rivediamo nel 2010.